Mentre i lavori sull'attesissimo Elden Ring procedono senza apparenti intoppi in vista della pubblicazione prevista per il 21 gennaio 2022, negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni sul prossimo progetto a marchio From Software, che si preannuncia un'esclusiva destinata a far parlare di sé. Prima di continuare, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche per non perdere nessuno dei video di EveryEye. Le prime voci di corridoio su quello che sarà il futuro del team di Hidetaka Miyazaki dopo Elden Ring provengono dal presentatore del podcast Xbox Era Special Nick, una fonte di informazioni in anteprima rivelatasi in passato piuttosto affidabili. Secondo l'insider, il titolo, al momento ancora senza neppure un nome in codice, sarà un'esclusiva PlayStation destinata a seguire lo stesso percorso produttivo di Demon's Souls e Bloodborne. La proprietà intellettuale della licenza apparterrebbe insomma a Sony, mentre lo sviluppo effettivo toccherebbe a From Software con la complicità di Sony X Dev Japan, team in larga parte composto da ex Japan Studio. Alla guida della produzione ci sarebbe Miyazaki in persona, per un'esperienza descritta come molto più affine alla struttura di un Souls classico, rispetto sia a quella di Sekiro: Shadows Die Twice, sia addirittura a quella di Elden Ring. Un vero e proprio ritorno alle origini destinato, nel caso, a dare prestigio al catalogo di PS5, cementando ulteriormente il consolidato rapporto in essere tra Sony e i creatori della serie Armored Core. Proprio riguardo al franchise incentrato sui combattimenti a bordo di mech, Special Nick ha rivelato che un nuovo episodio sarebbe stato almeno temporaneamente sospeso in seguito a difficoltà nello sviluppo e all'esigenza di concentrarsi sia su Elden Ring che su questa presunta esclusiva PS5. Ricordando che al momento si tratta solo e soltanto di indiscrezioni tutte da confermare in via ufficiale, ora passiamo la parola a voi. Vi stuzzica l'ipotesi di una From Software al lavoro su un progetto simile? Sareste idealmente soddisfatti di un Souls-like canonico o preferireste qualcosa di più sperimentale? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.